progetto chiave che è dentro e dietro il tuo studio specifico sulla depressione. Penso che quello che caratterizza veramente il nostro approccio è l'interdisciplinarietà, perché la depressione può essere considerata da vari angoli, può essere vista dal psicologo, può essere vista dal psichiatra, può essere considerata dal punto di vista del filosofo, delle neuroscienze, eccetera. E dunque quello che è veramente la caratteristica è il tentativo di integrare tutti i punti di vista. E non soltanto questo, cioè non soltanto nell'interdisciplinarietà, cioè il dialogo tra vari campi del sapere, ma anche dentro la nostra disciplina c'è un dialogo tra varie teorie, perché le neuroscienze, perché io sono neurobiologa, propongono vari modelli, ma varie spiegazioni. Tutte queste spiegazioni integrano l'idea che il cervello sia importante per la depressione, ma su anche qui varie teorie. Dunque, noi il nostro specifico è di tentare primo il dialogo interdisciplinare sulla depressione e secondo, dentro la nostra disciplina, il tentativo di integrare varie teorie, ma questo come conseguenza non ha la conseguenza di sopprimere e di dire quella teoria giusta, quella falsa, non è questo, è piuttosto che proprio tutte le teorie sono forse giuste, ma che non si riesce a vedere il legame tra le teorie. È quello che proviamo da fare, cioè di fornire un modello più complesso della depressione che integra le varie spiegazioni che già esistono. Secondo te, questo tuo specifico settore di studi, come si inserisce nell'orizzonte interdisciplinare di Sofia? L'orizzonte interdisciplinare di Sofia, dunque, penso che lo stesso approccio, cioè quello che facciamo nel nostro laboratorio, quello che si fa a Sofia, nel senso che anche noi proviamo come dire, di integrare varie discipline, soltanto può essere che le discipline sono diverse già per la competenza e per l'oggetto della nostra ricerca, e poi forse anche noi abbiamo forse la caratteristica di avere un oggetto preciso, e dunque c'è cioè, un oggetto soltanto. Allora, ma devo dire che anche normale, perché la ispirazione è un po' uguale, dunque anche normale che ci siano, come dire, similitudine dell'approccio. Hai parlato di finestra metafisica, che Sì. cos'è? Infatti, quando si fa io quando ho cominciato a fare queste cose dell'unificazione di teorie, di dialogo interdisciplinare, eccetera, ho cominciato a interrogarmi su dove mi viene questa voglia di fare questo. E quando ci ho pensato ho visto che questo veniva anche di una cosa che viveva a livello spirituale, cioè che non. Allora ho constatato questo, nello stesso momento mi sono un po' spaventata perché in scienza si dice che si deve escludere tutto quello che non è proprio obiettivo, sperimentale, eccetera. Allora mi sono detto, ma forse sarà illegittima questo modo di fare che include anche un'apertura a delle idee metafisiche che mi vengono di un corrente spirituale. E per questo che poi ho cominciato a studiare un po' di epistemologia, perché volevo veramente capire se questo è fondato o se io stavo nell'errore e che dovevo smettere. E così ho visto che infatti in epistemologia già si è constatato che nella scienza ci sono due tempi, cioè il tempo veramente della ricerca scientifica che usa certi metodi, certe tecniche, eccetera, il metodo ipotetico-deduttivo, eccetera, ma poi c'è anche un altro tempo che è il tempo della creatività,
E durante questo tempo ci vuole un'apertura a idee che noi chiamiamo extrascientifiche, cioè che non hanno niente da vedere con la scienza, perché sono queste idee che vengono da fuori dalla scienza, che hanno un, come dire, che sono creative. Grazie. Grazie a te.